Eccoci qua amici della Muay Thai. Allora, quello che vedete dietro ho messo due pali, quei cazzo di pali e sto cazzo di dito sempre in mezzo ai coglioni. Quello è il goal, quello è il vostro obiettivo, questo è l'obiettivo di un atleta. La cosa principale per un atleta, per il successo di un atleta, ma comunque in qualsiasi campo parliamo, è stare in questo paradiso di mare, no? Sto prendendo per il culo, adesso ritorniamo a bomba, Adesso ritorniamo a bomba. Allora, ritorniamo a bomba. E innanzitutto, vedete, i due pali, immaginate una rete, tanto ormai il calcio comunque è una cosa conosciuta da tutti. Immaginate che quella è la rete, il gol, l'obiettivo è che il pallone vada lì dentro. Ok. Quanti di voi hanno un obiettivo chiaro, fissato in mente, dichiarato pubblicamente e ne sono consapevoli? Chiedetevelo. Allora, adesso la domanda dopo è: come si fa, perché questa è una domanda che mi hanno posto tanti ragazzi, come si fa ad arrivare al successo e diventare campione? Beh, innanzitutto bisogna deciderlo, bisogna fissarsi un obiettivo, quindi bisogna stabilire, mettere, come ho fatto io, due pali, decidere dove cazzo volete arrivare e poi tutto ciò che va nella direzione dei due pali vi aiuta a raggiungere l'obiettivo. Tutto quello che non ci va ve lo mette nel culo, quindi non vi aiuta a raggiungere l'obiettivo. E quindi come si fa ad avere successo? Bisogna imparare a dire no. Bisogna imparare a dire no a tutto ciò che non va in direzione del vostro obiettivo. E poi ancora, adesso vediamo nel dettaglio, punto per punto, che cosa suggerisco, che cosa ho imparato io nella mia vitaccia per arrivare a raggiungere gli obiettivi. In qualsiasi settore, ovviamente, ma in questo caso parliamo di fighters, di ragazzi che si allenano e che vogliono diventare campioni o che hanno un obiettivo fissato, che è quello, quindi non un sogno, non una puttanata raccontata tanto per, scritta su Facebook tanto per, un obiettivo chiaro, un qualcosa che vi ossessiona, che voi volete veramente. Domanda numero uno: cosa è importante per te? Dove ti vuoi essere da qui a 5 anni, da qui a un anno, da qui a 10 anni? Cosa vuoi diventare? Che cosa vuoi ottenere? Te lo sei mai detto? Non chiesto, ma detto chiaramente? Lo hai scritto su un cazzo di foglio di carta o pubblicamente sul tuo stato quello che vuoi e che sei determinato a diventare? Perché se non l'hai fatto vuol dire che non hai messo i pali, la rete. E quindi come fai ad andare in gol se non sai dove cazzo andare? Numero uno. Numero due arriva adesso. Chiarite bene chi, voi, cosa volete fare, quando lo volete fare e soprattutto perché. Perché ci va sempre una motivazione, ci va un qualcosa che giustifichi, che dentro di voi giustifichi poi i sacrifici che dovete fare per andare in quella direzione in maniera determinata. Quindi chi, cosa, quando e soprattutto perché. Perché lo volete fare? Allora, poi quando avete le idee chiare e sapete tutte queste cose, ve le siete scritte, allora dovete iniziare a sognare l'obiettivo, cioè dovete guardare quei cazzo di pali e sognare il pallone che ci entra dentro, il pubblico che applaude e voi che avete fatto gol, avete fatto il vostro obiettivo. Dovete sognarlo così in maniera forte e prepotente che vi dovrà sembrare vero, vi dovrà sembrare un sogno, ma non un sogno, un incubo, come ho detto. E questo deve in assoluto darvi la forza di dire sì a tutto quello che va in direzione. Adesso vedete le mani, ma oggi non ho il cavalletto, sto un video a cazzo di cane che ho fatto così, che mi è venuto, oggi era un giorno di cazzeggio, di scazzo, mi è venuto così. Comunque lì c'è il gol, lì ci sono i pali, tutto quello che va in quella direzione lo teniamo, lo portiamo a casa. Tutto quello che è no, c'è il compleanno di Angelina e andiamo, mi aiuta nel raggiungimento del mio obiettivo? No. E quindi la risposta è no, grazie, non posso. E se la partita a pallone, facciamo una partita a pallone? No, se il mio obiettivo è diventare campione di cricket,
io faccio la partita a cricket, gioco a cricket, faccio tutto quello che riguarda il cricket, salvo che il mio coach non mi dica di giocare a pallone perché mi serve per il cricket. Diversamente, al pallone dico vaffanculo, gioco a cricket. Quando cerchiamo di raggiungere un obiettivo, a volte ci accontentiamo di dire ho fatto del mio meglio, farò del mio meglio. Non è abbastanza fare del proprio meglio, bisogna fare il meglio, cioè bisogna fare il meglio per arrivare al vostro obiettivo. Cioè bisogna fare il meglio significa tutto ciò che puoi fare senza esitazioni e senza esclusioni alcune per arrivare dove ti sei prefissato. E soprattutto non bisogna fare tutto ciò che non va in direzione del proprio obiettivo. E adesso veniamo al punto successivo, numero 3. Circondatevi di persone, quindi chi vi aiuta, il vostro coach, i vostri compagni, circondatevi di persone che condividano il vostro obiettivo e che siano disposte ad andare nella stessa direzione, perché rischiate diversamente di avere delle persone che tendenzialmente vi aiutano per qualcosa, ma in realtà se non credono nel vostro obiettivo, se ne hanno un altro e magari voi non lo sapete, vi sono più di impedimento che di aiuto. Quindi chiedeteglielo. Io proprio l'altro giorno ho chiesto a un ragazzo che si allena in palestra, ma tu che cazzo vuoi fare? Vuoi diventare un campione o vuoi fare qualcosina e poi farti l'uscita con la ragazza, le cose? Perché in base a cosa vuoi fare tu, ti dico cosa farò io. Perché è inutile. Cioè, se io voglio andare a Roma e tu vuoi andare a Milano, possiamo stare in macchina assieme un pezzo finché la strada magari è simile, ma dopodiché, a malincuore, piangendo magari si deve abbandonare. Una frase che vi consiglio di scrivervi perché è molto forte, molto chiara. A volte, per non finire nelle trappole che la vita ci offre, bisogna sapersi tagliare le gambe. E purtroppo è tanto vero. Allora, veniamo al dunque. Come faccio a sapere se chi sta con me condivide i miei obiettivi, stima i miei obiettivi, mi aiuterà perché comunque fanno parte anche dei suoi obiettivi? Beh, basta chiedergli, è semplicissimo. Bisogna parlare con le persone, fare delle riunioni, fare delle belle chiacchierate, bersi una birra insieme. Ovviamente se sei un atleta la birra non la puoi bere perché è il tuo gol. Comunque, vabbè, scherzavo, ovviamente una birra la può bere chiunque, ovviamente magari non la settimana prima della gara. E niente, è chiarire, è vedere se effettivamente questi obiettivi sono condivisi, se sono più o meno gli stessi, se si va nella stessa direzione, e che dire, questo. Perché vedete, questo signore qui che va col suo barchino in quella direzione, sta portando il suo barchino lì. E ce n'ha uno dietro che sta facendo la stessa cosa, lo sta accompagnando, l'ha portato lì, poi lo riporta indietro. Questo è un lavoro di squadra, hanno lo stesso obiettivo, portare quel cazzo di barchino lì. Ma se questo qui dietro, vedete che c'ha lui e la tipa, l'obiettivo era che andava dietro perché si voleva fare la tipa. Non so quanto lo aiuterà, capite cosa voglio dire? Cioè, alla fine, stai qui, perché cosa? Qual è il tuo reale obiettivo? Dove vuoi arrivare? Se questi obiettivi collimano, oppure il mio aiuta il tuo aiuta il mio, perfetto, alla grande andremo sicuramente bene. Diversamente, dobbiamo cercare dei collaboratori, degli amici, delle persone, dei compagni di viaggio che vadano nella stessa direzione. Punto successivo, numero 4, uno dei più importanti. Non sottostimatevi. Spesso ci si sottostima, tutti ci sottostimiamo in alcune situazioni perché siamo in un momento in cui magari qualcosa è andato storto, magari, e allora ci sottostimiamo. Guardate i risultati, ragazzi, guardate solo i cazzo di risultati e dalla stessa parte non fategli sboroni, non spaccate la minchia, siamo qua, sono là. Guardate i risultati, perché tanto i numeri, i risultati parlano da sé. Cosa avete fatto di concreto? Cosa avete ottenuto? Guardate i risultati parlano, ma non i risultati, l'ultimo risultato, perché magari appunto siete portati con l'ultimo risultato a esaltarvi o a
No, siate obiettivi, guardate i risultati da quando avete iniziato questa avventura, guardate quanto siete distanti, quanto, da dove siete partiti, quanta strada avete fatto, quanti errori, quante volte siete caduti, quante volte vi siete rialzati. Guardate, analizzate con calma bene tutto il percorso e vedrete che se l'obiettivo è chiaro e se siete in grado di dire no a tutto ciò che non va nell'obiettivo e a dire sì a tutto ciò che va in direzione del vostro obiettivo, lo raggiungerete senza dubbio. Numero 5. Ostacoli. Guardate che mare, ragazzi. Guardate che mare, guardate che mare. Ostacoli. Siamo anche al tramonto. Ostacoli. E ostacoli ce ne sono sempre. E se non ci fossero gli ostacoli, probabilmente non ci divertiremmo a raggiungere gli obiettivi. Quindi è giusto che ci siano. Quali sono gli ostacoli? La paura di non riuscire. Le delusioni, rimanere deluso perché qualcosa è andata no come non vi aspettavate, qualcuno si è comportato come non vi aspettavate. Ci sono mille cose che possono influire possono creare un obiettivo, un ostacolo al vostro obiettivo. Ma quello che è importante è che siate sempre seri, concentrati e determinati nel raggiungimento del vostro obiettivo, cioè guardate sempre il vostro obiettivo anche se avete paura di raggiungerlo, vincete questa paura, passate oltre e fa parte del gioco. L'obiettivo ha degli ostacoli in mezzo, è normale, bisogna saltarli. La paura è uno di questi ostacoli, esiste, c'è, dovete metterla in preventivo. La sfiducia di qualcuno, qualcuno che non si fida di voi, che non vi stima come voi pensavate. Sbattetevi i coglioni, ma non per dire, no, non voglio dire, quante persone, quanti grandi campioni, anche attuali campioni, ancora hanno gente che nonostante il loro successo dice ma però forse ne parla male, ma se ne sbattono altamente il cazzo, perché quello che conta, signori, sono sempre i risultati. Il vostro obiettivo è lì, ve lo siete fissato e siete andati in quella direzione. Da dove siete partiti e dove siete? Fate l'analisi dei risultati, fottetevene della sfiducia. Fa parte del gioco, sono ostacoli che dovete doblare e superare. Fate come Maradona, prendete il pallone dalla porta e lo portate nella porta. Passateli tutti, doblateli tutti. E boh, poi qualcuno ogni tanto vi farà cadere, pazienza. Vi rialzate e ripartite. Veniamo all'ultimo punto e poi vi lascio perché oggi vi ho rotto i coglioni abbastanza, però è un argomento che tutti gli atleti mi auguro ascoltino con attenzione. Gli obiettivi, i goal vanno riaffermati continuamente. Quindi non basta fissarsi l'obiettivo, finire il video, magari di entusiasti o aver letto un libro che parla. Tra l'altro vi consiglio Steve Covey. Sette pilastri del successo, in uno di questi parla del goal setting in italiano, quindi potete tranquillo trovate, è un libro vecchissimo, è un libro bellissimo, e parla nella parte del goal setting, secondo me è estremamente chiaro, fantastico. Riconfermate gli obiettivi ogni cazzo di volta, scriveteveli da qualche parte, appiccicateveli al muro, mettetevi sul telefonino, lo sfondo del telefonino, mettetevi sull'agenda, dove volete arrivare e rileggetevelo ogni cazzo di volta. Perché? Perché se non ho la cartina, se non metto, adesso mettiamo Google Maps, io ho la cartina perché sono vecchio, vabbè. Se non so dove cazzo, non mi ricordo dove voglio andare, sbaglio strada e finisce che vado. È sempre il compleanno di Marilena, non vieni a fare piglia, vado il compleanno perché penso che è il compleanno di Marilena, perché magari ci sono amici della palestra, allora sai, facciamo team building. No, il compleanno di Marilena, se tu vuoi diventare campione del mondo, non te ne deve fregare un cazzo di niente, a meno che Marilena è la tua coach, è la tua compagna di sparring, è la tua compagna, e ancora ci può stare, ognuno fa le sue scelte. Ma se no, diversamente, non fa parte. Cioè, la domanda è molto semplice che vi dovete fare. Fare questa cosa va in direzione dei miei obiettivi? Yes o no? Sì o no? Basta, è semplice. Se va, vado. Se non va, non vado. Auguri a figli maschi. Poi, ovvio, come tutte le cose, non è che tutte le ciambelle vengono col buco. Magari facciamo ogni tanto un'eccezione.
dobbiamo, per questo c'è il punto 6 che vi dice riconfermare sempre, perché magari abbiamo sbagliato strada, riguardiamo, cazzo, ma che cazzo sto facendo? Io ho come obiettivo quest'anno di fare questo e questa cosa qua non c'entra un cazzo, magari è una cosa che va in direzione di una cosa che mi metterò il prossimo anno, ma non quest'anno. Quindi torno sulla strada maestra, la strada che va in direzione del mio obiettivo, che ho fissato io, che ho sognato io, che mi sono immaginato così chiaramente che quasi mi sembrava vero. Poi, visto che va bene, ormai viviamo sui social, dichiaratelo, fate un video, dichiarate, io voglio diventare, entro qua, voglio fare questo, voglio fare l'altro, bla bla bla, do la mia parola che farò non tutto il possibile, farò l'impossibile, perché tutto il possibile lo fanno già in tanti, e poi è sempre una cosa che già ci dà un alibi, tutto il possibile, qualcosa, no, tutto è possibile, e quindi farò tutto. Perché tutto è possibile fare, è possibile. Quindi farò tutto quello che devo fare per andare in direzione al mio obiettivo e sono sicuro che ci raggiungerò, lo vedo già. Tutti sanno, è inutile che chi segue questo sport, chi segue il sport da combattimento. Ali diceva che sarebbe diventato campione del mondo, il numero uno, quando ancora non era nessuno. E poi vi faccio un altro esempio brutto, che fa schifo, perché fa schifo è una cosa brutta, però che vi deve far capire in ogni caso, cioè serve come esempio perché è una cosa che vi serve per ricordare il fatto di dover fare delle dichiarazioni pubbliche e fissarsi agli obiettivi. Attenzione che un signore piccolino con i baffi iniziò a dire, a parlare della razza ariana e che voleva conquistare il mondo, mettendosi in piedi nelle birrerie di, non mi ricordo se Francoforte, ma comunque in Germania, e la gente non lo cagava perché diceva questo è pazzo, sto coglione con i baffetti, un piccolino è. Questo cazzo di coglione con i baffetti ha fatto un macello in giro per il mondo. Eppure non voglio nemmeno che sindacare su. Perché è inutile stare a parlare di cose che sono palesi per tutti, che se ha fatto del bene o ha fatto del male, ma non importa questo, ha fatto del male. Quello che conta nel nostro video, nel nostro esempio, è che ha fatto qualcosa in direzione del suo obiettivo, cioè si è fissato un obiettivo quando era un coglione qualsiasi, è salito su un cazzo di tavolo di una birreria, ha dichiarato io farò questo, la l'ha ricontinuato a dichiarare e sto testa di cazzo è andato. Così determinato, così ossessionato, ha fatto qualcosa che è malissimo, cioè chiaramente ha fatto una cosa cattiva, ha fatto una cosa vergognosa, ma cazzo, ma l'ha fatta. Quindi facciamo cose buone, facciamo come Muhammad Ali, prendiamo gli esempi buoni ovviamente, però vi ricorderete anche quell'esempio cattivo perché sono sicuro vi rimarrà impresso e vi aiuterà per rifocalizzare gli obiettivi ogni qualvolta. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, avete visto che abbiamo cambiato anche temi specifici per questa volta per i fighter, anche per i coach, per i promoter, per chiunque vuole avere successo in un determinato ambito, questo vale per qualsiasi cosa. Io l'ho messo in pratica dalla nascita, in qualsiasi cosa ho fatto. Da quando ho capito che la strada l'ho iniziata a seguire prima negli affari e poi in tutte le cose che ho voluto costruire e fare, e quindi adesso l'ho voluta anche condividere con voi, che poi non è che sia è una cosa che trovate su 100.000 libri, ma magari non avete voglia come me di leggerli, e vi guardate questo video e vi può essere utile. Se vi è utile. E se volete sapere di più e approfondire l'argomento, scrivetemi che sapete che rispondo a tutti. Non ho mai tutte le risposte, ma ci provo sempre a rispondere in base alla mia esperienza e in base a quello che è la mia cultura in ambito sportivo e non. Fate i bravi, iscrivetevi al mio canale. Viva la Muay Thai, ciao!